Ciao, benvenuta. Ecco la mia sorella. Questa è la tua sorellina. La mia sorellina, sì. Come si chiama? Lierka. Lierka. Lierka Rusic. È alta pure lei, è alta sì, come te. Sì. È un po' più grande di te. E ha 3 anni e mezzo più di me. 3 anni e mezzo di più. Mi dici perché? Vieni, vieni. Mi dici perché? È intuibile, insomma. Perché la metti sul podio della vita, dove si mettono le persone o gli incontri, no? Che più hanno influito sulla vita delle persone. Lei come... quanto ha influito sulla tua vita? Allora, mia sorella è sempre stata il mio grande amore. Allora, la famiglia è il mio grande amore. E quindi mia sorella è stata la famiglia, per me è sempre stata famiglia, perché quando ero piccola, sai, la sorella grande, quella che per prima fa la comunione, prima fa la cresima, prima sì, esce con le amiche, cioè è la tua un po', il tuo modello, la, no? Il tuo modello, la tua luce, eccetera, eccetera. Quindi io sempre sono stata pazza di lei. E poi quando eravamo in campo profughi, che i miei genitori erano preoccupati perché ancora non parlavamo l'italiano dopo 1 anno e mezzo, e avevano deciso di mandarla in collegio, e lei che era più grande, e quindi io sono voluta andare con lei, perché comunque, cioè, quando ero piccola amavo più mia sorella dei miei genitori, cosa che è strana, no? E poi invece tutto si è chiaramente equilibrato. Campo profughi, scappavate dalla guerra? Perché no, non c'era la guerra, però era la povertà, scappavamo dalla povertà, da per una vita migliore, come hanno fatto tante persone che sono andate anche dall'Italia, negli Stati Uniti, eccetera, e da noi, dalla Croazia, sono andate in Germania, in Italia, in Australia, si andava negli Stati Uniti anche. E lei era, insomma, il tuo esempio, il tuo punto di riferimento. Questo legame nel tempo, tu dici, poi si è un po' riequilibrato naturalmente rispetto ai genitori. Ma certo, però il mio legame con lei è un legame, diciamo, come di tra sorelle e gemelle. Cioè c'è un legame molto forte. Non so, ci sentiamo tutti i giorni, dividiamo le decisioni, eccetera. Per me, poi abbiamo lavorato insieme, lei è sempre stata, diciamo, il mio braccio destro, è sempre stata presente nella mia vita in qualunque momento, nella gioia, nella difficoltà, più nella difficoltà che nella gioia. Certo, che è importante. C'è un consiglio che ti ha dato, o un esempio che ti ha dato, che più degli altri, insomma, ha inciso su di te, sulla tua vita? Qualcosa che l'esempio che mi ha dato, cioè, lei è stata sempre vicino a me, complice delle mie decisioni, in silenzio, senza mai prevaricare, però essendoci sempre, cioè è importante avere comunque una persona che sai che è sempre lì per te, sempre. Allora, sul podio adesso verrà qualcun altro. Tu hai un carattere, insomma, almeno appari come una persona, un carattere molto forte. Sì. È così? Sì, certo. E mia sorella è stata anche la spalla per me nel lavoro. Voglio dire, la persona della quale mi fidavo, ma mi fidavo anche artisticamente, voglio dire, perché lei era molto brava, molto intuitiva, era bravissima a leggere le sceneggiature, a capire, e anche nel gusto scegliere tra registi, eccetera. Io mi fidavo dei suoi consigli sempre. E qui entriamo nel campo professionale. Sì. E sul podio della tua vita c'è... Oh, Vittorio. Vittorio Cecchigori, eccolo qua. Come stai, Vittorio? Sta bene. Abbiamo appena festeggiato il suo compleanno, ha fatto 80 anni. Ah, auguroni allora. Ho letto un po' di interviste sue. Sì, finalmente abbiamo... Molto orgoglioso del suo passato, di quello che ha fatto, perché di cose importanti ne ha. Anche perché quello che hai fatto non lo può cancellare nessuno. Certo. Cioè puoi perdere tante cose, ma insomma quello che hai fatto rimane. Sì. Soprattutto in questo, insomma, voglio dire, nel cinema. Non ci si definisce naturalmente solo dalle sconfitte come solo dalle vittorie, insomma. Ecco. E lui dunque, tu lui come l'ha conosciuto, Vittorio Cecchigori? Allora, ho conosciuto Vittorio perché andavo sempre a mangiare, quando facevo l'università a Milano, e andavo a mangiare la sera in un ristorante. E in questo ristorante c'era l'assistente di Celentano. E allora ogni volta diceva la proprietaria, eccetera, voleva parlarmi per farmi andare sul set, perché cercavano delle modelle, lui vedeva che io avevo comunque il book delle modelle, eccetera. E insomma, una volta tutti i giorni andavo lì, lui tutte le sere andava pure, e quindi alla fine una volta sono passata su questo set e ho conosciuto Celentano, ho conosciuto Vittorio, ho conosciuto i registi che erano Castellano e Pippolo e la Fenech che faceva, era sul set del film Asso. Asso, sì. Quindi ho conosciuto Vittorio, poi è partito un corteggiamento, insomma, abbastanza lungo, poi dopo 2 anni e mezzo ci siamo sposati.
un corteggiamento molto... Cosa ti ha colpito di Vittorio? Era molto divertente, era molto simpatico, molto divertente. Era anche molto carino, molto affettuoso, molto dolce. C'aveva anche il fascino del produttore? Il fascino del produttore sì, perché comunque, vabbè, su un set il produttore, tra virgolette, è la persona più importante, sarebbe. Però è stato sempre molto infantile come carattere anche, non dava l'aria di quello che era il boss, il capo, eccetera, eccetera. Così aveva sempre quest'aria un po' da ragazzo, anche se poi aveva quasi 20 anni più di me. Però vabbè, era molto, molto divertente, molto simpatico. E tu il carattere tuo forte, e quindi 2 anni sì, e mezzo. Sì, però avevo 20 anni, io avevo 20 anni, 2-0, no, 25, 20. Quindi ero molto infantile, ero una ragazza giovane, facevo il primo anno di medicina. Quindi vi siete trovati un po' sulla gioia, sul divertimento? Non tanto, ci siamo trovati così sul... Allora, io ero una ragazza che appunto... partita tra virgolette da un altro paese, arrivata eccetera, che cercava diciamo una sua strada, una sua apertura, cercava il sogno, no? Certo. Si cerca sempre quando si è piccoli o quando si è giovani, si cerca sempre il sogno, e invece lui cercava dopo anni di quando attrici si, è piccoli, si cerca sempre il sogno. Poi si non ha si cerca un sogno più. No? Tu non sogni più? No, io sì, io sempre. Non solo quando questo è il mio piccoli, segreto. Insomma. Il mio segreto è continuare a sognare e avere sempre altri. Ma sai, il mio sogno e il mio desiderio è stato sempre uno, il più importante, la felicità. Io cerco la felicità, la serenità. Allora, e la felicità racchiude diverse cose. Ecco. Prima racchiude la salute, che è indispensabile, certo. Non è qualcosa di... non è un optional. Siamo tutti d'accordo. La salute è indispensabile. È questo. E secondo, comunque, i tuoi goal, no? Vabbè, I tuoi piccoli goal. Goal. Allora, cioè, la famiglia, il tuo, quello che vuoi fare adesso di lavoro, non so, non è che cerco tante cose. Quindi è un sogno fatto di concretezze. Di concretezze, sì. E quindi così, io cercavo una mia strada e cercavo, eccetera, inseguivo un sogno. E lui forse, che aveva già vissuto il sogno, aveva quasi 40 anni, e invece cercava forse qualcuno, una ragazza più concreta, qualcuno più invece vero, più semplice. Sì, quel mondo lì non visto so, da penso fuori. Che forse l'ha colpito questo. Il fatto che fossi determinata, però avessi una genuinità, una semplicità. Immagino anche la tua straordinaria bellezza, ma insomma questo lo vediamo tutti. Insomma. Forse, un uomo chiaramente è sempre colpito anche da... Anche questo. Sì. E poi hai cominciato a lavorare con lui? Dopo tanto. Sì. Perché sì, ho sì. saputo da persone del cinema che in realtà eri tu quella che, che scopriva i copioni giusti. Che capiva, allora, non so se con l'aiuto, di Iliacche. Sì, poi quando ci siamo fidanzati, eccetera, eccetera, ho iniziato a lavorare nella società. Poi dopo 10 anni ho iniziato a firmare il primo film. Sì, quindi a firmare tanto, proprio. Sì, sì, a firmare. Ma lì ci vuole un grandissimo intuito, perché quando vengono da te, io mi ricordo che Cecchi Cuore diceva in 10 minuti mi devono dire il film, se mi colpisce subito. Sì, la storia, diciamo che la cosa più importante è la storia. La storia. Quindi, ma la storia poi si dice in 3 minuti di qualsiasi film, voglio dire, no? Se tu prendi La vita è bella, allora cosa dici? È un uomo, una famiglia felice, tutto d'un tratto quello che è successo, un padre che fa di tutto affinché il bambino non subisca le conseguenze di un dolore, di una cosa, tragedia così grande, e quindi fa finta che tutto questo sia un gioco per un premio finale, un carro armato. Quindi, capito? In 2 minuti, in 2 parole si racconta una storia, una bella storia, non hai bisogno di dire tante cose. Certo. Capisci subito se ti piace o non ti piace, se la vorresti sviluppare e vedere. O no? Sembra facile, detta così, ma in realtà insomma ci vuole un grandissimo intuito. Un giorno viene da te un ragazzo che si chiama Leonardo, che è messo sul podio, e allora, ti racconta, come te lo racconta allora, il ciclone? Guarda, Leonardo aveva 27 anni e quindi niente, io l'ho conosciuto a Firenze e non aveva fatto niente ancora. Perché lui è sul podio della mia vita? Perché ho lavorato con tanti registi, tanti attori, eccetera. Lui è stata...
è stato la mia prima opera prima, cioè è la prima persona che non ha mai fatto niente, che ha iniziato proprio con me a fare sia l'attore nel cinema, il regista e a scrivere la sceneggiatura. È proprio una tua creatura, di fatto. Io me lo sono sentito come una mia creatura, un mio figlio artistico. Sì. E come ti ha convinto che il ciclone poteva essere un film di grande successo? Quello che mi è piaciuto di lui era questa sua ingenuità, questa maniera di raccontare le cose viste così come di un ragazzo di provincia, un ragazzo ancora con pulito, così però con un grande senso di humor, certo, eccetera. Ecco. Allora quello mi ha convinto. Grandissimo successo. Enorme. Lo metti sul paio della tua vita per i motivi che hai detto, sono molto belli, mi piace. A un certo punto però c'è un episodio che ti prego di raccontare, perché una sera siete a cena con Leonardo e che cosa succede? Se c'è pure Vittorio, immagino, quella sera quella dell'assegno. Ah no, allora era il suo compleanno, 17 di febbraio. Sì. Allora ad un certo punto mi telefono e dico, Leonardo, devi venire assolutamente, sì, eccetera così. Allora preparo la torta, bottiglia di champagne e poi sono andata a parlare con Vittorio e ho detto, guarda, il successo è troppo grande, cioè noi dobbiamo fargli un regalo vero, grande, importante, perché aveva fatto incassare tantissimo, tantissimi, diciamolo, soldi, e lui comunque aveva avuto un budget prima, chiuso, finito, insomma quello era. Allora io ho detto, qui gli va dato tanto, perché altrimenti non è giusto, non possiamo guadagnare noi e lui non guadagna, e quindi gli aveva fatto un grande regalo. Insomma, abbiamo fatto un assegno. Lui è arrivato, ha brindato la torta, eccetera, eccetera, gli ho dato questo assegno. Lui comincia a guardare e dice, ma quanti zeri sono? Stavamo ancora parlando di... c'era la lira ancora, sì, era il 97, 98. Allora guarda e c'erano 6 zeri, quindi stiamo parlando di una cifra molto grande. Allora lui ha detto, ma quanti zeri sono? 9 zeri, mi sa, eh? Mi sa 9 zeri, eh? 9 zeri, bravo. 9 zeri, sì. 9 zeri, adesso sarebbero 6. Oggi sarebbero 6, sì. 9 zeri, sì. Allora, e lui è svenuto? Non capiva, capito? Dice, ma non è che capisco, ma non è che sono sbagliati, c'è qualcosa che non va. Allora lui pensa che diceva, lui era un impiegato delle poste, e diceva, io ero talmente povero, tra virgolette, che vedevo anche l'arcobaleno in bianco e nero. Quindi con questo assegno lui ha detto, vabbè, ma io non posso andare a casa con una cifra così in tasca. Allora ad un certo punto sai che ha fatto? Ha chiesto lo scotch, quello dei pacchi, quello marrone, eccetera, eccetera. Si è messo l'assegno qui nella tasca del jeans. Allora si è fatto scocciare tutti i jeans, è andato a casa, ha dormito così e la mattina è andato in banca scocciato. E si è fatto scocciare. Io ho detto, guarda Leonardo, che nessuno può incassare un assegno così. Poi un assegno così grande, a nome tuo. Ma nessuno glielo paga, nessuna banca. Lui è andato in banca così, con lo scotch sulla tasca. Aveva dormito così. Non ti credo. È andato lì e ha aperto il suo conticino. Insomma. Chiamalo conticino. Ha iniziato. Il poglio della vita di Rita Rusic. Vieni, facciamo la foto ricordo. Vieni, Rita. Ora di pure. Attenzione, gradino. Facciamo una foto ricordo. Vai. Facciamo una foto ricordo col podio della vita, eh. Attenzione. Eccomi qui. Belli che siete. Sorridi, Vittorio. Vai, click! Vai. Ecco qua, podio della vita di Rita Rusic! Straordinaria, simpaticissima, talmente simpatica che non vedo l'ora di giocare adesso con te. Oh, ma dimmi la tua! Diamo, vai! Allora sapete che in Dimmi la tua, vedete, si gioca un po' come sui social, dove qualsiasi cosa accada, bisogna essere pronti subito a dare un'opinione per cercare i like. E qui c'è Mauro Coruzzi pronto a decidere quali tra i tuoi commenti meriterà il suo like. Primissimo. Prima chiedere alla signora se magari fosse disponibile per insegnare a noi incapaci come si fa a entrare in una stanza e attrarre l'attenzione di chiunque, come ha fatto col suo ingresso stasera. Meraviglioso, mi perdoni, non ho un calo del desiderio e non ho nessuna intenzione di avere dei rapporti sessuali con lei. Grazie. Però la sua chiarezza e la sua lucidità mi affascinano quanto la sua bellezza. Allora, è tutto merito suo, perché ha fatto una bella presentazione, visto? E la musica, e le luci, e il pubblico. Sei molto modesta, ma Mauro raramente, Mauro raramente si spinge ai complimenti. Quindi io sarei molto preoccupato, fossi te, perché quando dà questi complimenti vediamo poi che giudizio darà. La prima, dire parolacce aiuta. Lo hanno scoperto gli scienziati della Keele University d'Inghilterra. Urlare parolacce è un aiuto
nel momento del dolore fisico. Ah. Cioè ti colpiscono, per esempio, ti fai male col martello, perché ci distrae, ci rende meno tesi, meno stressati, e quindi è consigliato anche in caso di trattamenti medici dolorosi. Vabbè, dolore fisico è orribile. Quindi vabbè, se una parolaccia aiuta a non sentirlo, sentirlo meno, perché no? Insomma, benvenga la parolaccia. Parolacciamo in quei casi. Ok. Andiamo. Seconda, divorziati. Ma la risposerei. Allora, un solo anno dall'annuncio del divorzio, il magnate americano Bill Gates, uno degli uomini più ricchi del mondo, ha confessato che risposerebbe Melinda French, la sua ex moglie. Non sceglierei di sposare nessun altro. Sposerei Melinda di nuovo. Sono stati sposati per 27 anni e avrebbero un patrimonio immenso. Allora, direi, se lui l'ha detto, se tornasse indietro la risposerebbe, oppure adesso la risposerebbe? Sposerei Melinda di nuovo, è un po' ambiguo. Perché fai è ambiguo, perché se lui, ritornando indietro, la risposerebbe, è come dire io non ho sbagliato. Okay. E poi la vita che ci ha diviso, però la mia scelta è stata la scelta giusta e la rifarei. Come dire, ok. Se invece... Invece se dovesse risposarla ora... Sarebbe insomma una cosa romantica, bello, no? Molto bello l'idea di risposare una donna e di ammettere che magari stare lontano da lei è un dolore. Poi vabbè, dipende lei che cosa... che cosa dice lei. Non è mai garantito il risultato finale felice. Terza, attenzione, si parla ancora di soldi oggi, stasera parliamo spesso. Dei soldi non mi importa più, ecco. Un artista noto e dall'alto fatturato come Fedez sul denaro ha detto... Prima di avere un tumore avevo un obiettivo in soldi altissimo. Ora non me ne frega più niente. Mi sono detto che non ha senso. Ti rendi conto che non è quello lo scopo della vita? Dimmi la tua. Certo che non è quello lo scopo della vita. Lo doveva sapere anche prima, però è chiaro che nel momento del... Cioè, non può essere... La salute, come abbiamo detto prima, è indispensabile. Mio padre, ad esempio, quando era malato, lui era un amante della musica, suonava clarinetto, sassofono, cantava, eccetera. Ad un certo punto, nel letto, quando stava male così, mi disse un giorno: dimmi, Rita, sai qual è il valore della musica? E io dico: papà, è enorme, grandissimo. E no, ma dimmi un numero. E dico: come faccio a dare un numero, un valore così alla musica? Ma non so, è enorme. E lui mi ha detto: te lo dico io. Zero. Ma come zero? Dice: certo, zero. E poi ha girato gli occhi dall'altra parte, era commosso e non riusciva a dire più niente. Perché? Perché la salute è la cosa più importante, perché quando non hai la salute non ti interessa niente di tutto il resto, perché tutti i soldi non valgono niente, non puoi comprarti quello. E quindi ad un certo punto Fedez l'ha capito. Comunque auguro a tutti di capirlo senza arrivare lì, e auguro a lui invece di avere una vita lunghissima. Indipendentemente da tutto, perché tutti meritiamo la salute e, certo, e la felicità. Sembrano banalità, ma è la cosa centrale. Jennifer e Benny, cioè Ben Affleck e Jennifer Lopez, stanno per sposarsi loro. Sì. Attenzione, perché alcuni media americani hanno rivelato che nel contratto prematrimoniale, li fanno così, ci sarebbe una clausola particolare. Ogni settimana almeno 4 momenti molto intimi. Molto, molto intimi. Vabbè. 4. Allora, come si fa a quantificare e poi come si fa ad obbligare una persona a fare... Cioè, è impossibile. Penso che quella di Jennifer sia una provocazione, visto quello che ha passato nel passato, vuole dire che ha bisogno di abbastanza attenzione, perché 4 volte comunque in una settimana, lui è un bel sessantenne, lei una bellissima cinquantenne, quindi voglio dire, comunque dei ritmi, lei si aspetta grandi cose. Allora, secondo me è un messaggio, datti da fare, insomma, non ti addormentare, non essere sempre molto pigro. Non ti addormentare, questo è il messaggio. Sono molto esigente, questo chi è. L'ultimissima, poi il giudizio di Mauro. Caro Gianni, vienimi a trovare. Siamo vicino a Perugia. Nonna Giulia, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 100 anni, ha espresso questo desiderio. Gianni, se mi vieni a trovare, ti faccio le tagliatelle con le mie mani, ha detto nonna Giulia. La tua. Gianni, parti subito e vai da nonna Giulia. Ah. Dalle questa soddisfazione. Rita Lusic. E adesso sentiamo quanti like darà Mauro Coruzzi.
Vai, quanti? Quattro garantiti. Oh. Quattro! Grazie. Sul quinto della tagliatella ho qualche dubbio, perché ho la vaga idea che lei di tagliatelle ne mangi poche, a giudicare dalla forma fisica. Non mangio tanta pasta, ecco. Però non sono di origine, comunque di nascita non sono italiana. Quindi per me la pasta mi piace se molto ben condita. Però se posso, la sua lucidità, la sua capacità di analizzare i fenomeni, di rispondere con una velocità strepitosa, sì, fa di lei una donna sincera, come abbiamo capito anche dai reality che ha fatto in questo periodo. E complimenti per non nascondere nulla, neanche del suo privato. Niente. Laddove prima c'era un uomo magari un po' più grande di lei, adesso ce n'è uno più giovane di lei. Vedi come si cambia? Vedi? E non come solo si cambia, cambia, come si deve per non cambiare. Rita Lusic! Straordinaria! Ciao Rita! Grazie! Ciao.